Sono per lo più giovani, alcuni di loro anche laureati, provenienti dai paesi africani in conflitto al loro interno per discutibili differenze etniche, religiose e culturali. Fuggono dalle tragedie quotidiane nella speranza in tutta Europa di ricominciare una vita migliore. In migliaia hanno trovato la morte sui barconi nel mare Mediterraneo, in tanti hanno raggiunto le coste italiane. Abbiamo incontrato decine di loro a Campobasso, dalla Costa d'Avorio, Nigeria e altre realtà in guerra, dirottati all'Hotel Eden. Sono Abbas, vengo dalla Costa d'Avorio, parlo a nome anche di altri amici, altri richiedenti asilo politico. Siamo in Italia da 10 mesi, viviamo presso l'Hotel Eden, Campobasso, centro di accoglienza temporaneo. Siamo persone provenienti da diversi paesi, ma comunque va bene, riusciamo a condividere le cose insieme. Abbiamo le maestre per imparare la lingua italiana e la cultura dell'Italia. Ci sono tanti cittadini che non capiscono le nostre ragioni e pensano che siamo qui per togliere al loro lavoro o solo per mangiare e per dormire, oppure per rubare oggetti. Ma no, non è quello che noi vogliamo. Non è piacevole essere immigranti o rifugiati. Infatti, i cittadini dovrebbero capire che stiamo scappando a causa di un problema e non possiamo tornare nei nostri paesi. Problemi di guerra, di ragioni, di religioni o di famiglia. Quindi non è per piacere che noi siamo in Italia. Abbiamo rischiato la nostra vita per attraversare il mare con la nave, perché era l'unico modo per salvare la nostra stessa vita, per provare ad avere una nuova una possibilità di ricominciare.